Se stai cercando un'esperienza indimenticabile, immerso nella storia e nella bellezza del Lazio, Sermoneta è il posto perfetto per te. Un incantevole borgo situato ai piedi dei Monti Lepini che trasuda l'atmosfera senza tempo dell'Italia medievale. Il Castello Caetani è solo uno dei tanti tesori nascosti del borgo. Domina l'orizzonte e offre una vista spettacolare su tutta la città. La scoperta di Sermoneta non può esentarsi dalla visita alla Cattedrale di Santa Maria. È una delle attrazioni più suggestive del borgo, situata in pieno centro storico, nella piazza che ne porta il nome. Costruita nel XII secolo sui resti di un antico tempio, la cattedrale presenta uno stile romanico, ma ha subito diversi interventi di rinnovamento, assumendo un aspetto sempre più gotico. Il campanile, decorato con mattoni e ceramiche pregiate, si distingue per la sua maestosità, con i suoi 24 metri di altezza. Un vero gioiello architettonico che regalerà al visitatore emozioni indimenticabili. Viaggiare sulle orme della potente famiglia Caetani in questo tour di Sermoneta offre un'esperienza unica. Il percorso continua con una struttura eccezionale, la chiesa di San Michele Arcangelo, costruita su uno sperone roccioso e risalente all'XI secolo. Le sue fondamenta furono gettate su un precedente luogo di culto pagano, forse di epoca romana, che fornì gli elementi chiave per la costruzione di questa particolare chiesa. Recentemente restaurata nel 2006, gli antichi affreschi dei sotterranei sono stati riportati alla luce per i visitatori attenti alla storia. Questo antico tempio è stato per secoli il fulcro della vita religiosa di Sermoneta, un luogo sacro, ricolmo delle più importanti testimonianze artistiche dell'epoca. Da non perdere la visita alla sinagoga ebraica. Questo edificio elegante risale al XII secolo ed è una testimonianza diretta della presenza ebraica nel borgo laziale. La piccola comunità ebraica si stabilì nella cittadina nel XIII secolo e molti dei suoi membri furono chiamati a ricoprire importanti incarichi amministrativi, lavorando sia per la famiglia Caetani che per quella dei Borgia, successori alla guida di Sermoneta. La sinagoga ebraica, situata nel centro storico, è un luogo unico che vi trasporterà indietro nel tempo. La comunità di Sermoneta subì una persecuzione nell'XI secolo, che costrinse molti abitanti ad abbandonare il loro borgo e a trasformare la sinagoga in una residenza privata. Purtroppo, l'edificio è al momento inaccessibile al pubblico, quindi lo si può ammirare solo dall'esterno, mentre si passeggia per le stradine del centro storico, luogo iconico, simbolo di un passato tumultuoso. Il centro della storia di Sermoneta è la Loggia dei Mercanti, un magnifico complesso di archi risalente al XV secolo, commissionato dal Caetanio Onorato III. La funzione originale dell'edificio era di accogliere il consiglio civico del tempo, ma oltre alle stanze ufficiali vi erano spazi destinati a botteghe, negozi e alle stalle per i cavalli. Questo luogo vibrava di vita durante il giorno, poiché si riunivano i rappresentanti del commercio, tutti impegnati a negoziare questioni burocratiche e politiche. Inoltre, la loggia era il luogo di incontro ideale per gli abitanti di Sermoneta in quegli anni.
il tour di Sermoneta continua con l'abbazia di Valvisciolo, che si trova a pochi chilometri dal centro del borgo, un affascinante luogo di preghiera inserito nella verde valle del Valvisciolo. Gestita da monaci cistercensi, l'abbazia ha sempre avuto un legame con i Cavalieri Templari, che amavano frequentare le sale segrete della chiesa fortificata. Anche se risale all'VIII secolo, l'origine dell'edificio rimane avvolta nel mistero. Eppure è un luogo di incanto e di meditazione che difficilmente si dimentica. L'omaggio all'Ordine dei Templari costituisce una rispettosa testimonianza della storia, una storia che si manifesta anche nell'affascinante rosone sulla porta principale. L'esterno racchiude un piccolo chiostro e un pozzo che esalta ancora oggi la memoria di un'epoca ormai lontana. La bellezza senza tempo del centro storico di Sermoneta è reso ancora più affascinante dalla sua reputazione di Cinecittà dei Monti Lepini.